Ma ripartiamo dai 51.000 abruzzesi che hanno dato fiducia al progetto politico della Lega e alla proposta politica della Lega. Noi già siamo ripartiti, abbiamo iniziato un tour su tutte e quattro le province, l'altro giorno abbiamo fatto un incontro con tutta la struttura nella provincia di Teramo, seguiranno le altre tre province, ma soprattutto abbiamo già lanciato un giro su tutti i comuni della regione Abruzzo che durerà 4 mesi, dove saranno evidentemente impegnati non soltanto le strutture di partito ma anche le nostre donne e gli uomini che siedono all'interno delle istituzioni locali e regionali, e questo servirà per andare ancora più profondamente nella trattazione di una serie di problemi e di questioni che poi noi vorremmo sintetizzare in 10 punti da sottoporre al nascente governo come priorità della regione Abruzzo. Questo lo faremo con una conferenza programmatica che terremo nel mese di gennaio e sono assolutamente convinto che questa è la strada giusta per dare la possibilità all'Abruzzo di ritornare definitivamente al centro dell'agenda politica nazionale. Gli obiettivi sono tanti, a partire da quelle che sono le prossime elezioni. Si parte da Teramo, che è un comune importante, per poi a lungo raggio arrivare a quello che è il nuovo governo della regione Abruzzo. Ma di fatto è una campagna elettorale interminabile, ma rientra nel nostro modus operandi. Noi non facciamo tra virgolette campagna elettorale, cioè presenza sul territorio, ascolto del corpo elettorale o del mondo dell'associazione, delle categorie, delle professioni. Noi lo facciamo tutti i giorni di tutto l'anno e quindi continueremo con l'equilibrio, la pacatezza, la capacità di ascolto e soprattutto moltiplicheremo la nostra capacità di dare risposte al territorio. Siamo soddisfattissimi che il centrodestra abbia vinto le elezioni, la Lega sarà una colonna portante del nuovo governo nazionale e siamo assolutamente nelle condizioni, ecco, di far fare quel salto di qualità che all'Abruzzo manca da diverso tempo.